Five Nights at Freddy's. That's where I wanna be. Five Nights at Freddy's. That's where I wanna be. Five Nights at Freddy's. That's where I wanna be. Five Nights at Freddy's. Tra un po' sta per uscire il nuovo Five Nights at Freddy's Security Breach. Ragazzi, segnatevi sul calendario questa data, perché lo andremo a giocare assieme. Sarà un'avventura delle cazzi tutte le dita. Rimanete sintonizzati. Mentre oggi, per ingannare l'attesa, avremo un gioco. Un gioco dove saremo noi, il Purple Guy, e andremo a scoprire tutti i misteri più reconditi di Five Nights at Freddy's. Meglio che partiamo. Simulation has ended. Ok. Would you like to save this personality, Mr. Afton? Yes. I would like to save the personality on the hard drive. Con la voce da super cattivo proprio. Yes. Let's see what's going on above ground. Oh. Il nostro signor Afton è uscito finalmente dalla sua città. Poverini. Voglio uccidere più bambini, no! Mr. Afton, qualcuno lo fermi! Batman, Spider-Man! Niente, siamo nella pizzeria dove tutto è iniziato. E siamo il signor Afton, che è anche bello ricco, cacchio, Afton! Dammi qualcosina! E vabbè. Qui abbiamo una specie di... cosa bello con musica e copyright. E poi niente, è ora di uscire dalla pizzeria. Mamma mia, pizzeria. Sono le 6 di mattina. E il bello di questo gioco è che è un open world ambientato su Five Nights at Freddy's. Vabbè, comunque la cosa bella è che c'è una musica natalizia, perché è un periodo natalizio questo. E qui è vietato assolutamente mettersi sopra una macchina in corsa e volare. Lo conosco bene questo cartello. Ogni giorno quando esco da casa mia devo stare attento a queste cose. Dannati uomini volanti che fanno skateboard con le macchine. Beh, andiamo a vedere un attimo cosa c'è dietro la pizzeria, tanto per controllare un po'. Un cestino. Prendi i bambini. Ah, forse ci sono. Cos'è successo qui? Stanza sul retro. E c'è anche un elicottero qui sopra. Posso mettere un elicottero? Probabilmente devo trovare un elicottero, ma è proprio una base da super cattivo. E quello chi è? C'è un'altra nemesi lì. Devo andare a vedere. Tra poco devo andare a vedere, ma intanto entriamo sul retro della pizzeria. Forse c'è un segreto. No! Ho appena scoperto una roba assurda! Posso comprare robe per attirare bambini nella pizzeria. È così che si è fatto i soldi. Quindi questo è l'inizio. E dovrebbe contenere tutti i Five Nights at Freddy's. Se voglio comprare tipo un corridoio, lo posso mettere. Ma non ci credo. Compriamola. Possiamo anche fare una cucina. Ovviamente. Mettiamo la cucina qua. In modo che questa è la sala centrale dove andremo a mettere i tavoli. Poi c'è la cucina. L'ufficio della guardia. No. Quindi adesso ho creato praticamente la mia pizzeria personale. Quindi questa è la cucina. E posso migliorarla se spendo $7,500. Per adesso è in stand by. E bisogna cucinare delle buone pizze. Me ne mangio una, anche due. E qua arrivano degli ordini e devo dare la pizza alle macchine e prendo soldi. Hai capito. Ok, continuiamo a prendere pizze, a darle alle macchine, così inizio a farmarmi un po' di soldi. Posso anche cambiare i colori delle stanze. Adesso andiamo avanti e controlliamo questa stanza. Ciao Bonnie, Golden Freddy. Posso mettermi la tuta? Per quale motivo me la son messa? Per andare a prendere i bambini e non farmi scoprire, forse. Sì, sono Springtrap. O sbaglio? Questa non è la tuta di Springtrap, quella che usava lui per prendere i bambini. Soul Buster. Ora ho scoperto dove posso comprare gli oggetti. Compriamo un po' di tavoli da mettere qua. Praticamente questa sarà la sala dove mangeranno i bambini, quella gigante. Quindi iniziamo a mettere i tavoli e li possiamo anche ruotare. Shop Equip Five Nights at Freddy's. Ma è stupenda sta cosa. È un open world, ma è bellissimo sto gioco, io non pensavo. Aiuto. Ok. Quindi, in teoria, se mettiamo tanti tavoli e prepariamo le pizze, arriveranno i bambini.
Non ci credo. Ok, è macabrissima come cosa, però è fatto bene, cioè bisogna dirgli questo. Allora, adesso dobbiamo prendere delle decorazioni. I poster, gli indimenticabili poster, ci sono tipo le sale giochi di ogni personaggio. Poster di Foxy, bellissimo. Ok. E anche degli animatronici. Posso comprarli. Aspetta, fammi vedere. Posso metterli nel palco. Qua ci mettiamo il palco, no? E ci mettiamo sopra gli animatronici. Ma per forza. Non è un FNAF senza gli animatronici nel palco. Quindi andiamo a prendere un Freddy. Five Nights at Freddy's. C'è anche la tana di Foxy. Quanti soldi mi sono rimasti? Oh, sono 100, no! Devo fare un po' di soldi con la pizza ora. Devo assolutamente fare un po' di soldi con il mio lavoro normale. Mi tocca per adesso. Ma presto avrò la mia vendetta. Da bambino mi avevano bullizzato tutti. Adesso mi bullizzo io. Ho anche tipo un coltello in mano. E anche una pizza sotto i piedi per qualche strana ragione. Ah, mi danno una mano. C'ho praticamente... Non ci credo. C'ho praticamente le persone che mi danno una mano con le pizze. Le producono loro. Ho tipo 7 cassieri. Vai, andate. Prendete. Ora c'è la pizza e quindi la metteranno sui tavoli. Non ci credo. Ok, ho una sedia, una sedia. Mettiamo le prime sedie qua. Una qui e una qui. Bene. In teoria dovrebbe andare, no? Oh, sono arrivati! Stanno arrivando i primi clienti! Venite, venite nella Gabimbo Pizzeria! Venite! Ma sì! Non c'è problema! Dai, non sono assolutamente il Purple Guy. Ah! No, avevo un coltello in mano! Avevo un coltello in mano e la polizia sta arrivando! No! No, sono troppi! Mi hanno messo all'angolo, mi chiudo in ufficio! Ecco cosa serviva! Ah, ho chiuso i poliziotti fuori. Non potete prendermi qui dentro. E ora apri la... Oh no, mi sono chiuso dentro. Telecamere. Non ho messo delle telecamere. A 100... Quanti FPS? È più del mio computer. Cavolo, qua ci posso giocare ad Apex Legends. Ah, ah no, ah. Please, please respect my pals. Ho perso 7 euro. Vabbè dai, ci stava. 7 euro va bene. Tanto non ero molto ricco, sono tirato fuori un coltello in pubblico. Non ho fatto nulla di troppo male. Mannaggia loro. Che permalosi. Secondo me devo mettermi per forza la tuta per farli fuori. Chiudiamo la porta. E ora facciamola fuori. Ok, ora che abbiamo la bambina possiamo metterla nel cestino, credo. Oh no, ma è bruttissima sta cosa, è orribile. Il Purple Guy era proprio crudele. Era proprio un infame. Cattivissimo. Guarda come corre. Guarda come ti segue. Ma adesso io faccio queste cose non perché amo distruggere poveri bambini e buttarli nel cestino, ma perché vogliamo capire di più sulla storia del Purple Guy e perché ha fatto queste orribili cose. Quindi andiamo avanti e per adesso facciamo finta di essere... Salve. Perché continuate? È colpa vostra. Non dovete entrare nelle zone degli sconosciuti. Oh. Ok. Con sta musica allegra poi. Per favore no. Per favore no. Ok, adesso ragazzi, loro andranno in giro per le zone perché sono curiosi, no? Vedete? Sono molto curiosi. E questo è un problema dei bambini. Sono troppo curiosi. Che ci fai nell'ufficio del capo? Pensi che questo sia Five Nights at Freddy's? Ti sbagli! Ok, ora non devo farmi vedere perché ci sono anche i miei inservienti qui. Quindi devo correre. Correre, 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 correre. E mettiamolo anche qui, perfetto, 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 perfetto. Ne stiamo collezionando. Collezionali tutti. Ti credo che non ho più clienti. Se li ammazzo io, vaffanculo. Oh. Freddy scandalizzato con gli occhi tipo Paunazzi. Cosa hai fatto? Però adesso dobbiamo, credo, portarli nel cestino. Non so, dobbiamo fare una roba con i bambini. Ora che è notte, sono ancora con la tuta? No. Comunque possiamo uscire dalla pizzeria. Pomodoro, marmellata, marmellata e pomodoro. Ora posso prenderli. Ho preso 4 bambini. E che ci devo fare? Leggiamo. Metti i bambini nel cestino. È una cosa veramente, cioè, non mi piace, vi dico. Questo gioco non mi piace. Non mi piace per niente quello che sta succedendo. Vorrei... Dobbiamo pensarci noi. Lo mando addosso ad un platano. Lo mando addosso ad un platano, ragazzi. Lo mando... Con la musichetta di Natale. No.
No. Ecco. Però questa è la zona. Questa è la zona. Questa è la zona, ragazzi. Questa è la zona dove devo mettere i bambini nel cestino e bruciarli. Per qualche strana ragione. Per togliere le prove, probabilmente. E fare questa brutta azione mi ha dato $200. Che possiamo di nuovo tornare nella pizzeria. Secondo me si vendicheranno, perché succederanno le cose. Perché questo gioco ripercorre proprio la storia di FNAF. Quindi succederà qualcosa. Io ho visto un po' che dopo dovrebbero succedere le cose strane. Sono entrato nel covo. Guarda di notte! Di notte fa stra inquietudine sta pizzeria. Io non ci vorrei stare di notte se non fossi il Purple Guy. Freddy è fermo? Pensavo che si muovesse di notte. Forse dopo una certa ora si inizia a muovere. Intanto sto continuando a farmare soldi, perché anche alle 21 la mia pizzeria è aperta ed è proprio piena di pizze. Ehi! Ehi! Sento Babbo Natale! Ma per... Ma aspetta! E per il Purple Guy, ovviamente, solo carbone. Babbo Natale, salva tu i bambini. Dobbiamo chiamarlo. Dovevamo chiamare lui, ci avrebbe salvato. No, grandissimo babbo. Grandissimo babbo. E questa, ho trovato una casa qui in mezzo. Nani? Cos'è sto posto? C'è una porta, posso entrare? William's House. Sì, è quello del Five Nights at Freddy's 3, mi sembra. Quello della casa, comunque. Vi ricordate che guardavi i popcorn, i film? E dovrebbe essere il figlio di Afton, no? O lui da bambino. Era lui da bambino o il figlio di Afton? È da un botto che non ci gioco. Se volete che continuo il gioco, fatemelo sapere, che mi vado un po' a ristudiare la storia per essere più attento. Tale padre, tale figlio. Bene, bene, guardati i tuoi strani cartoni malati. State attenti, Michael. Ragazzi, voi sicuramente qua sapete qualcosa. Chi è Michael? Io non mi ricordo. Ah, Michael Afton, sono io. E qua sono le sale dove ho iniziato a fare le cose. Qua sono le sale dove ho fatto le cose io. E dicevo di non entrare. E c'è uno strano alone lì sotto. Eh sì. Tutto è partito da sta cacchio di casa. Puoi dormire fino alle 6? Non lo sapevo. Io che stavo aspettando. Mannaggia a te. Schippa, fancuore. Se l'avessi saputo prima che potevo skippare il tempo, molto meglio così, molto meglio. Posso uscire? No. Vabbè figlio, io vado a lavorare. Lavorare, sì. Sì, certo. Lavorare. C'è chi fa il fattorino e c'è chi mette un bambino nel tombino. Perché? Cosa? Ovviamente la polizia non andrebbe mai in una strada senza strada. Ed è per questo che non mi abbiano mai trovato. Bell'italiano scorreggiuto. Va bene, e rientriamo in pizzeria, che oggi è giornata di lavoro. È giornata di money. Allora, bimbi, state servendo? Ecco qua, ecco qua. Oggi dobbiamo fare una pesca grossa. Pesca grossa il gabibbo rosso. Sì, sì, avrete tutti le vostre pizze pazze. Tutti quanti. Tutti quanti. Aumentiamo quelli che fanno le pizze, così ne abbiamo tanti, perché tanti sono i tavoli, anche se poche sono le sedie. Quindi adesso mi sa che dobbiamo... E gli animatronici cosa fanno? Mi danno 50 euro a notte, stando fermi. Prima di tutto diamo item che ci fanno far soldi, ovvero le sedie. Sedie attirano bimbi, attirano clienti. A tutti piace sedersi, mi dispiace. Funziona così la storia. Se non hai delle sedie, non puoi andare avanti con questo onesto lavoro. Adesso c'è una cosa. Guarda lì come sono. Però ve la cercate. Ve la cercate. Bambini curiosi infami. Ok, ora sapete cosa dobbiamo fare. Dobbiamo attirarli. Quindi dobbiamo... C'è un modo per attirarli. Devo dirgli: venite. Venite bambini, venite. Venite, sono un animatronico. Ho ancora la tuta? No, non ho la tuta. Venite, giochiamo a Roblox. Giochiamo a UFF. Giochiamo a... Mamma mia, sono tantissimi. Non ci riuscirò. Saranno loro che mi ammazzeranno. Ma è tipo ondata tsunami. Vedi, alcuni non vogliono venire. Quelli con il divieto sono furbi. Tu sopravviverai. Avete capito? Mai accettare l'invito di uno strano sconosciuto che ti chiede di seguirlo in un luogo oscuro. Va bene, bambini? Ascoltate me. Non seguite mai
ste robe strane. Mamma mia, sono troppi, ragazzi! Non ce la faccio, è un lavoraccio questo! Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Sono troppi... No! Non anche voi qui, cosa... Ma stanno a guardarmi, ho appena accoltellato i tuoi amici e stai a guardarmi! Tipo tutto contento! Con le mani che fanno... Sono tutti allegri, oh, ragazzi! Me l'hanno chiesto loro a sto punto! Questa risata da super cattivo! Vabbè... Ragazzi, non... Non hanno un cervello questi bambini, non sanno neanche cosa gli sta accadendo, secondo me. Quindi, più stupidi degli omini di Roblox. Più stupidi degli omini di Roblox. Vabbè, comunque ragazzi, abbiamo fatto. Abbiamo veramente messo 19 bambini. Ma adesso noi dobbiamo andare avanti finché non facciamo almeno 5.000 dollari. Che sblocco nuove zone della città, che quelle sono importanti. Quindi andiamo avanti. Sono troppi, vi porto io da Freddy, vi porto io, sì sì, da Freddy. Freddy! Nastino napoletano! Namaste! Ah, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se è troppo disturbante per voi. Se è troppo disturbante non lo porto più. O se volete altri episodi fatemelo sapere. Ricordatevi di non farlo nella vita reale. Uno, perché vi fate un ergastolo a paura. Due, perché poveri bambini. Avevano una vita davanti. Guarda, guarda, cioè entrano da soli. Io non devo neanche portarli, entrano da soli. Ho messo questa stanza nel luogo perfetto. Dai, 63 direi che basta per oggi. Togliamoci la tuta, facciamo finta di essere persone normali. Se vestiti così sembriamo delle persone normali, non lo so. Poi proprio in clima natalizio fa ste robe. Sei proprio da manicomio, sei. Questi stanno uscendo? Non ci sono i genitori? No, ci sono ancora. Vabbè, dai, per oggi basta. Non voglio essere troppo avventato, anche perché la polizia potrebbe scoprirmi. Quindi adesso cosa facciamo? Dobbiamo andare sul retro. Quindi li ho messi qua dentro, li tiriamo fuori. 63! Ma come ci fanno a stare nella borsa? Manco Babbo Natale riesce a farci stare così tanti regali. Vabbè, adesso prendiamo la nostra macchinetta, da assolutamente persona per bene, tutta viola così, ispira fiducia a qualsiasi bambino. Non capisco perché mi seguono. Sono tutto viola, sembro un mostro. E sti cosi mi seguono. Perché? Peppo! 3.000? Pensavo un po' di più, sinceramente. Ma mi è arrivato... Guarda quanti soldi per le notti! Ho preso io dei soldi! Perché ho fatto... la night shift, per qualche strana ragione. Boh, dai, soldi in più. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso niente, continuiamo con il nostro... lavoro! Lavoro! Sì, lo chiamo lavoro, un assassino chiama ste robe lavoro. I genitori ovviamente mangiano, loro non devo farli fuori se non sono finito. E niente, adesso, per adesso stiamo attenti. Chissà se posso fare un inseguimento con la polizia tipo 5 stelle dopo. Lo scopriremo in un prossimo episodio. Mentre per adesso dobbiamo semplicemente continuare. Sta andando benissimo la pizzeria. Super redditizia. Veramente super 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 redditizia. Venite qua. Venite qua. Tutti quanti in fila per 6 con il resto di... Bambini nel cestino. Li metto nel cestino. Tutti questi bimbi, tutti fanno la nanna. Cioè, sono spariti tipo 50.000 bambini da questa pizzeria. Possibile che nessuno si sia accorto di nulla? Non sono umani. Ragazzi, io non sto facendo fuori dei bambini. La vera lore è questa. Sto facendo fuori degli ingredienti per la pizza che camminano. Hanno due gambe ma non un cervello. Questo è palese ormai. Che guardate Freddy, guarda Freddy. Guarda che non morde mica. Ehi ehi ehi, invece morde. No, la polizia! Fuori! Facciamo in fretta, tanto mi sono fatto la porta sul retro. Non voglio la multa. Ok, 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 dai, 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 dai. Abbiamo fatto abbastanza, abbiamo fatto abbastanza. Sono solo le 11, abbiamo un sacco di tempo. Nessuno mi sgamerà. Prendiamoli tutti e 42 e scappiamo col malloppo. Via! Andiamo qua, andiamo qua. Nella zona dove non dovevo andare. Nella zona dove non dovevo andare. Sbarabim, ho fatto 5.667 dollari. Questo significa che posso andare subito a sbloccare la zona del ponte.
finalmente possiamo andarcene da questa città e controllare altre zone. Poi potremo sviluppare sempre la pizzeria prendendo tipo Fox e tutti gli animatronici, quelli divertenti, che sono allegri. Compriamo la città dell'immensità. Perfetto. Quindi qua ci sono molti altri segreti. Tipo c'è una villa in mezzo agli alberi. Ci sono dei luoghi dove possiamo andare. Possiamo esplorare sicuramente più cose in questa città. Ci deve essere un motivo. C'è un'altra pizzeria? Quindi io posso comprare più pizzerie? Mi stai dicendo questo? Perché c'è un'altra pizzeria? Ah, la la Family Dinner. Sono tipo le altre, quelle del 2. Quella prima era dell'1, poi c'è la 2. E posso forse comprarle. Ma sono già tutte mie. Fatemi un attimo entrare. Family Dinner. Quindi anche qua posso sviluppare l'attività. Anzi, qua è già sviluppata. Che succede qui? Questo posto è già Fredbear e Spring Bonnie. E posso unlockarli. Li ho unlockati per qualche strana ragione. Cos'è successo in sto posto? Mi ricordo che era successo proprio qualcosa qui. Sono gli altri animatronici. E qui c'è un luogo che non posso entrare nemmeno col coltello. Posso comprare roba? No, non posso comprare. Forse sta a significare una cosa che ho fatto in passato io. È chiuso il posto, vedete, alle ragnatele, praticamente le piante arrampicanti. Però ho unlockato loro due. Boh, non lo so. Forse se torno qui ad un orario specifico succederà anche qualcosa. Mi inquieta! Per adesso vado fuori, cerchiamo altri segreti, cerchiamo altri segretini. Vabbè, come ultima cosa per oggi, ma andremo avanti a vedere tutti i misteri del gioco. Se volete lasciate un mega like, iscrivetevi al canale se siete curiosi di scoprire i misteri di Afton e perché ha fatto tutto questo, perché ci verranno spiegati un po' alla volta. Qui c'è una casetta in mezzo al nulla, vediamo se è qualcosa. Strana casa si chiama, e ci posso entrare. Ok, vediamo cosa c'è nella strana casa. Sister location! E posso sbloccare l'elicottero per andare in giro. Questo è quello di Sister location, o sbaglio? Non lo so. Questa è la cameretta, sì, dove sono successe tutte le cose, vi ricordate? Mamma mia, che ricordi! Ora vediamo com'è la casa. Devo sbloccare in qualche modo sto posto. Assolutamente. Ecco la stanza dove c'era il piccolo Bonnie infame. Oh! Killer in Purple 2 Chapter 1. L'inizio della fine? William è riuscito a creare Glitch Trap. La città era in disperazione a causa dell'incidente di 5 bambini scomparsi. Se, ne ho tipo fatti sparire 150. William è rimasto nascosto per un po', ma poi è tornato. E dopo che è tornato alla Hurricane, William è comprato a una nuova pizzeria. Hurricane nella città. Questa era un edificio vecchio che sarebbe stato ricostruito alla fine dell'anno, sopra un parco abbandonato. Ha costruito una pizzeria con un sacco di roba nella Fazbear Entertainment Shop, ma lui non sapeva che questo era parte di un piano. Lo stesso giorno ha iniziato a far fuori i bambini. Tutto questo l'ha portato alla fabbrica. L'ha fatto per farsi i soldi e prendere prodotti alla fabbrica. Fatto sta che dobbiamo sbloccare la fabbrica. In qualche modo dobbiamo sbloccare quella fabbrica. E per sbloccarla credo che dobbiamo andare ancora ad esplorare un po' le cose e vedere un po' che succede. Va bene! Ragazzi! Mi sono stranissimo bug che mi ha portato fuori dalla collina. Questa è una pizzeria bruciata. Era la Fazbear & Friends rebranded. E l'aprirò a quest'anno. Vabbè, comunque ragazzi, tutti i segreti man mano li andremo a vedere con i prossimi episodi. Sicuramente questa sarà una pizzeria che poi andremo a ricreare nel gioco, vedi? Che sta ricreando tutto. Sembra quella del 2. Sembra quella del 2. Cioè mi ricorda molto con le piastrelle e l'ufficio qua centrale. Probabilmente. Non lo so. Vabbè ragazzi, tanti misteri
E se avete commenti per rinfrescarmi la memoria, perché è da tanto che insomma non seguo l'universo di FNAF, così siamo pronti anche per il nuovo, fatemelo sapere nei commenti. Per questo episodio io e il Purple Guy vi salutiamo, lui un po' meno, lui c'ha un coltello in mano, mannaggia a lui. Per questo è tutto comunque da Gabby e il Purple Guy, nuovi misteri ci aspettano nei prossimi episodi, rimanete sintonizzati, noi ci vediamo alla prossima! Five Nights at Freddy's. That's when I wanna be Five Nights at Freddy's.